Sono tutti toscani i primi 11 comuni di cicloni, sopra i 10.000 abitanti del centro Italia, premiati da Lega Ambiente, che ha stilato la classifica dei più virtuosi nella raccolta differenziata da Serravalle Pistoiese a Ponzacco. Ma il primato della nostra regione non finisce qui. Ben 11 dei 28 comuni toscani gestiti da Publiambiente hanno superato nei primi 4 mesi di quest'anno il 90% di raccolta differenziata, in testa Gambassi Terme, che differenzia più del 97% della spazzatura prodotta. Fare bene la raccolta differenziata significa preoccuparsi di una parte importante che è lo strumento che serve agli enti locali e soprattutto alle società che gestiscono i rifiuti per garantire che questi rifiuti, una volta differenziati, tornino ad essere materia prima seconda, perché se la raccolta differenziata non si fa bene, non è di qualità, non solo i comuni ricevono meno corrispettivi dai consorzi nazionali, ma questo materiale rischia di tornare negli inceneritori o nelle discariche, vanificando gli impegni dei cittadini. Riprova di questo è il fatto che noi siamo l'unica regione a livello nazionale che, con un investimento fatto da una società toscana nella quale confluiscono la maggior parte dei gestori dei rifiuti della nostra regione, si è potuto recuperare e si sta avviando a processo produttivo vero e proprio le cosiddette plastiche eterogenee, quelle che vanno negli inceneritori e che invece, grazie a questo investimento e a questa nuova realtà che darà 10 posti di lavoro e che recentemente abbiamo inaugurato proprio a Pontedera, vedrà rifiuto tornare materia attraverso la realizzazione di varie applicazioni che vanno dalla componentistica per le automotive della Piaggio fino agli articoli d'arredo urbano o domestico. Risultati importanti, merito anche del porta a porta, che non solo costringe i cittadini a dividere i rifiuti, ma li incentiva a produrne meno, con una diminuzione del 31% registrata nei comuni serviti da Publiambiente. In tutta l'area dell'Empolese Valdelsa noi abbiamo ormai tutti i comuni sono organizzati con la raccolta porta a porta, ogni famiglia ha a disposizione il cesto per la carta, il cesto per i materiali, plastica, tutti riciclabili, il bidone dell'organico, tutto il materiale organico, e il bidone del grigio, cioè l'indifferenziato, che è poi la parte marginale che va in discarica. Ognuno mette nel contenitore tutti i rifiuti così come devono essere separati, un'operazione semplicissima, perché nel momento in cui si sparecchia la tavola si fa la svelta a fare questa operazione. E tutti quanti, devo dire, sono soddisfattissimo, perché tutti quanti hanno accolto bene la novità. Il porta a porta crea anche posti di lavoro grazie all'aumento del personale per la raccolta. Publiambiente è passata da 65 a 226 impiegati e il costo non incide sulle tasse dei rifiuti, che diminuiscono perché le famiglie producono meno spazzatura. Abbiamo lavorato sul lavoro delle raccolte differenziate, avendo il miglior risultato in Toscana, 220.000 abitanti, con percentuali che superano ampiamente l'80%, con alcuni punti 92-93% di raccolte differenziate, perché non solo la quantità, ma dobbiamo lavorare sulla qualità. La buona qualità delle raccolte differenziate produce anche l'effetto benefico di avviare bene fasi di riciclo, che è l'altro impegno. Noi siamo impegnati insieme a Quadrifoglio e altre aziende della Toscana in Revet, dove lavoriamo perché tutte le materie plastiche siano riavviate al riciclo. Siamo impegnati insieme anche qui con Quadrifoglio e con la Valcofert, perché tutto il compost prodotto dall'organico venga riportato dentro le filiere toscane, quindi in agricoltura oppure vendendolo presso le GDO o le agrarie e così via.